Buongiorno, è per me oggi veramente un piacere trovarmi in questa sala. È particolare l'occasione perché, come diceva prima il direttore Laporta, oggi abbiamo modo di stare insieme, il Ministero, l'ISPRA, le maggiori società scientifiche, il mondo della ricerca. Ci accomuna sicuramente un dato che è la Strategia Nazionale della Biodiversità. Su questa strategia molto si è detto e a volte siamo stati, diciamo, indicati come mancanti di una visione complessiva nella gestione delle politiche di settore sulla conservazione della natura. Noi invece riteniamo come Ministero che la visione complessiva tragga la sua scaturigine proprio dalla Strategia Nazionale della Biodiversità, che ha una governance che è fatta da un comitato paritetico per la biodiversità e mi piace ricordare questo comitato perché al comitato siedono le amministrazioni centrali e le regioni. Sul tema della biodiversità il ruolo delle regioni è estremamente importante e ancora più importante è la sinergia che possiamo creare con il nostro lavoro congiunto insieme a ISPRA e alle altre società scientifiche che da ISPRA sono state coinvolte in questo lavoro. Accanto al comitato paritetico, nella governance della strategia nazionale, abbiamo anche un osservatorio nazionale della biodiversità, i cui membri fanno parte, che ne fanno parte, sono delegati dalle amministrazioni, dagli enti e dagli istituti di ricerca. Poi, a partire dal 2011, abbiamo attivato gli osservatori regionali per la biodiversità, ma anche, e questo è l'altro aspetto particolarmente significativo, dei protocolli d'intesa. Per che cosa? Per l'attivazione di questi osservatori, ma anche per l'altro tassello importante nell'ambito della strategia, che è il network della biodiversità, di cui ISPRA è centro di eccellenza e tanti sono gli interlocutori oggi in questa sala che hanno già sottoscritto il protocollo d'intesa con noi per aderire a questo network. L'importanza del network nasce dall'idea che si possano rendere interoperabili i dati di cui noi diciamo, possiamo fruire reciprocamente attraverso il meccanismo dell'interoperabilità. E su questa strada stiamo continuando anche con ISPRA. Abbiamo nella fine dello scorso anno sottoscritto un'ulteriore diciamo, convenzione proprio per potenziare la sinergia tra il Ministero e l'Istituto dal punto di vista della divulgazione del network. Qual è il filo comune che tiene insieme questa governance, la visione della strategia nazionale e la giornata di oggi? È quello di avere un quadro, un monitoraggio di quello che è lo stato di attuazione della direttiva Habitat nel caso specifico, ma anche il rapporto nazionale ai sensi della direttiva Uccelli, per fare che cosa? Per rendere conoscibili i dati che possono esserci utili a migliorare e implementare le azioni sul sistema, che possano essere utili a rafforzare gli impegni per l'attuazione della strategia nazionale della biodiversità, affinché questo non diventi solo un tema dedicato a pochi addetti o tanti addetti o studiosi, ma costituisca insieme ad altre azioni un tassello attraverso il quale il nostro Paese realizza azioni per la conservazione della natura e realizza in questo modo politiche di settore. Come sapete, questo è un parterre particolarmente qualificato. Quindi le mie osservazioni saranno molto brevi, infatti sto per diciamo, chiudere, però prima
prima di lasciare alle presentazioni interessanti di oggi, voglio dirvi che un altro elemento continua ad accomunare l'attività che noi stiamo facendo, quella di appunto creare una base conoscitiva affidabile, omogenea, aggiornata sullo stato di conservazione del nostro patrimonio di biodiversità. E in questa sede, e vista anche la presenza delle regioni, mi piace ricordare che già nello scorso anno sono stati emanati i primi 3 decreti di individuazione delle zone speciali di conservazione. Ad oggi sono stati designate 103 zone speciali di conservazione con 3 decreti ministeriali adottati con le regioni, d'intesa con le regioni, nel caso di specie sono la Basilicata, il Friuli e la Valle d'Aosta. Abbiamo anche il decreto della Lombardia in corso, diciamo per questioni di cambio di ministro il decreto è stato risottoposto al nuovo ministro, però questo per dire che un filo comune tiene insieme questa prospettiva, che a sua volta chiaramente si aggancia alla dimensione europea, ai target della strategia europea per la biodiversità al 2020. E il lavoro che stiamo facendo di mappatura, di valutazione dello stato di conservazione rientra in questo panorama più ampio sulla valorizzazione del capitale naturale, che diventerà anche questo un elemento, almeno da parte nostra, noi lo porteremo anche al nuovo ministro, importante rispetto al semestre di presidenza italiana. Già col precedente ministro nella conferenza nazionale biodiversità e aree protette abbiamo focalizzato la tematica della valorizzazione del capitale naturale, e quindi i risultati, quello che noi anche oggi faremo in queste 2 giornate, costituiranno anche queste un momento di approfondimento che servirà nelle azioni e nelle iniziative che il nostro Paese porterà nell'ambito del semestre di presidenza. Prima di chiudere, un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato a questa attività veramente complicata e faticosa. Questi dati saranno detti tante volte, però io lo voglio dire: 113 specie vegetali, 225 specie animali, 132 habitat, per un totale di oltre 800 schede elaborate. L'impegno di tutti, quindi un ringraziamento speciale all'ISPRA, un ringraziamento speciale a coloro che nel Ministero hanno collaborato come trade union alla realizzazione di questa attività e alle società scientifiche. E veramente l'augurio che con questa modalità di sinergia, collaborazione, interoperabilità si possano realizzare risultati sempre migliori. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Devo dare l'informativa sullo streaming.